Eccoci qui, cari amici, ben dopo aver visto, gustato anche la sintesi di Dinamite, puntata specialissima dedicata a 30 anni di Chris Jericho, il campione in questo business. Nel wrestling andiamo ad elencare i risultati, però premettendo che anche settimana prossima sarà una puntata specialissima, con l'anniversario proprio della federazione della All Elite Wrestling. Allora, show che si apre con la difesa titolata con successo di Brian Cage che batte Will Hobbs, anche gli FTR difendono con successo le cinture di coppia contro gli Hybrid 2. Poi Cody Rhodes batte Brody Lee e quindi si riprende il titolo TNT in un match particolare. Non mi va di commentarlo perché è stato un po' anche nudo e crudo. Poi Big Swole ha sconfitto Serena Deeb e infine, ovviamente, il momento prima l'incontro. Poi la festa di Chris Jericho e Jack Hager, che hanno battuto nel main event 2 contro 2 Luther e Serpentico, che è praticamente festa che è iniziata anche se a un certo punto interrotta da MJF, che adesso però voglio un po' capire bene se. Io c'ho un mezzo pensiero che magari a Full Gear, Chris Jericho e MJF si sfideranno. Vedremo se la direzione sarà quella. Quindi bella puntata. Come ho detto, anche settimana prossima ci sono belle sfide, belli incontri. Cody Rhodes difenderà il titolo TNT. Gli FTR di nuovo difenderanno i titoli di coppia, soprattutto Jon Moxley difenderà il suo titolo massimo mondiale contro Lance Archer, insomma c'è tanta roba come al solito. Bene, io vi ringrazio. Se l'anteprima della puntata di NXT Gran Bretagna la riesco a recuperare, vabbè, più tardi uscirò verso la serata, quindi penso di fare quel video su puntata odierna di NXT Gran Bretagna. Bene, grazie a tutti, ci avviciniamo al pranzo, quindi buon pranzo a tutti, ci vediamo alla prossima, ciao!